Daniele Casadei, protagonista della vittoria di Firenze contro Castelletto. Daniele, 30 punti, giornata perfetta dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista di squadra. Che è la cosa più importante, anche se sembra una sviolinata e sembra scontato, però è vero. Quando fai 30 punti e perdi non è comunque una bella giornata, quindi oggi ci teniamo tutto il bello che è successo, sia a livello personale, chiaramente questo mi fa molto piacere, ma ancora di più perché abbiamo dato continuità alla buona prestazione di Luca sia in attacco che in difesa contro una grande squadra, perché secondo me questa Castelletto a livello di quintetto è una delle più forti del campionato, e quindi insomma bene, continuiamo su questa strada che facendo tutti gli scongiuri del caso però sembra essersi rimessa in piano. Senti, partita di grande consistenza, a parte un primo quarto un po' soffice, poi dopo ci avete dato veramente, veramente duro. Loro sono entrati sicuramente più pronti e concentrati di noi, ci hanno aggredito, il metro arbitrale lo ha consentito e noi ci siamo fatti invece un po' prendere dalle lamentele invece di rispondere con la stessa moneta e di giocare forte come stavano facendo loro. Infatti il primo quarto è stato loro appannaggio, poi dopo noi ci siamo ripresi bene nel secondo quarto con una grande difesa, mi pare che loro abbiano segnato solo 8 o 10 punti nel secondo quarto, lì siamo andati davanti, abbiamo preso di nuovo tutta quella fiducia che ci serve per andare avanti, per giocare una grande partita e l'abbiamo giocata. Senti due cose, il canestro era bello largo oggi, no? Sì, è bello quando è così, non so se è la pista d'atletico o che cosa, però è più facile segnare in queste condizioni. Senti, Firenze è definitivamente guarita, la diamo così dopo queste due vittorie? Facciamo tutti gli scongiuri del caso, questo campionato qui non si tratta di essere guariti o malati, si tratta che ogni partita è veramente una battaglia ed è da giocare con il coltello tra i denti dal primo all'ultimo minuto contro qualsiasi squadra. Oggi Mirandola nell'anticipo di mezzogiorno ha quasi vinto Matera ed era una partita che era praticamente da pronostico chiuso vedendo i roster, quindi insomma in questo campionato bisogna darci sempre al massimo con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutta l'energia.